Proseguiamo questa giornata con il secondo intervento di oggi del professor Michele Osella, che ci parlerà dei modelli di business sul riuso degli open data. Ok, sento questo. Ok, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Sono Michele Osella, sono ricercatore business analyst all'Istituto Superiore Mario Boella di Torino, che è un centro di ricerca privato fondato dalla Compagnia di San Paolo e dal Politecnico di Torino, dove dirigo l'unità di ricerca che si chiama Business Model and Policy Innovation Unit. A livello accademico sono docente a contratto al Politecnico di Torino, dove sono anche studente di dottorato. Qua non ho gli effetti speciali che aveva il collega che è venuto prima di me, quest'oggi vi vorrei parlare dei modelli di business che imprese private possono utilizzare per trasformare i dati pubblici in valore e, perché no, in flussi di cassa. Quello che vi presento quest'oggi è il frutto di uno studio che ho condotto insieme al mio collega Enrico Ferro, che è stato commissionato e sponsorizzato da Regione Piemonte. Regione Piemonte, come molti di voi sanno, è stata probabilmente il first mover nello scenario italiano dell'open data. Nel 2010 è stata la prima regione a creare un portale regionale per la diffusione dei dati pubblici, e ha spianato la strada ad una serie di iniziative che ci sono poi state dopo. Pensiamo all'Emilia Romagna o ad altre regioni che si sono ispirate all'iniziativa di Regione Piemonte. Regione Piemonte è stata anche la prima regione a creare una legge regionale per l'open by default. Quindi, salvo vi sia qualche ragione ascrivibile a esigenze di riservatezza o di trattamento di dati personali, eccetera, tutto quello che è la produzione di materiali pubblici diviene open by default grazie a questa legge regionale emanata qualche anno fa. Nel 2011 Regione Piemonte, riflettendo sul suo stato di first mover, ha pensato che non voleva solo più essere first mover in senso temporale, ma anche essere all'avanguardia per quello che riguarda la creazione di valore partendo dal dato pubblico, e quindi dato pubblico come elemento propulsivo per lo sviluppo socio-economico. Quindi come, grazie al dato pubblico, è possibile creare imprese, è possibile creare ricavo, è possibile creare dei posti di lavoro. Quindi sappiamo che il dato pubblico ha una funzione vitale se guardiamo ad aspetti quali la trasparenza, aspetti quali l'accountability, aspetti quali il creare un governo più collaborativo, che grazie ad hackathon, a contest e a iniziative simili, coinvolge la cittadinanza. Se guardiamo alla public sector information come ingrediente del business, questo è sicuramente un elemento che stimola una riflessione. Quindi Regione Piemonte, ponendosi queste domande, ha commissionato al nostro istituto di ricerca, in particolare al collega e al sottoscritto, uno studio che fosse di natura internazionale e che quindi guardasse a cosa succede nel mondo rispetto ai business model per il riuso della public sector information, e che in qualche modo fornisse una serie di indicazioni di policy. Quindi uno studio che potrebbe essere inquadrato come uno studio fatto da una business school, ma sempre effettuato tenendo in considerazione l'aspetto della policy. Quindi non solo tratteggiare delle logiche di business, ma capire anche come il ruolo del policy maker possa impattare su queste dinamiche economiche. Per aprire ho inserito parole tratte da appunto un personaggio sicuramente eminente, Vivek Kundra, che è stato il primo CIO del governo americano, ora lavora per Salesforce,
e sicuramente già ci dava qualche spunto. Quindi il fatto che anche chi guarda a grandi ritorni, a grandi guadagni, sicuramente strizza l'occhio a quello che è il dato governativo. E poi, forse in maniera un po' ottimistica, si parla addirittura di billion di dollari che potrebbero nascere da questo terreno del dato pubblico. Quindi non è nostro obiettivo andare a corroborare o a scardinare questa tesi, ma sicuramente è uno spunto che ci dice che c'è da lavorare in questa direzione, così come lo pensava Regione Piemonte, anche Vivek Kundra pensava questo, e non sono ovviamente gli unici. Per iniziare il tutto, siamo partiti dalla tendenza che oggi c'è a dire che siamo in un'era in cui ci sono tanti dati, no? Era il 2002 quando due analisti poi entrati in Gartner coniarono le famose 3V del Big Data, la Variety, il Volume e la Velocity, e nel 2010 l'Economist scrisse appunto un report spiegando cos'era il Big Data, eccetera, eccetera, e disse che nelle funzioni di produzione dell'impresa, per dirlo con le parole degli economisti, i dati diventano un terzo ingrediente, così come il capitale e così come il lavoro. Quindi andando a scardinare delle credenze granitiche che sicuramente gli economisti di vecchia scuola avevano ormai interiorizzato e sedimentato. E sempre intorno agli anni 2010 un report del governo britannico scrisse che i dati erano la nuova valuta dell'era digitale, quindi viene chiamata currency, per dire che i dati divenivano un elemento vitale nell'economia digitale, della conoscenza, eccetera, eccetera. E fin dal 2000 lo studio PIRA, che fu condotto sotto l'egida della Commissione europea, diceva che guardando all'Europa, ma questo era vero anche guardando oltreoceano agli States, l'attore macroeconomico che produce più dati, non che li condivide, che li produce, era il settore pubblico. E quindi si vede che c'è sicuramente un grande potenziale, ci sono delle grandi moli di dati che nelle operations quotidiane vengono creati. Questi asset qua spesso rimangono chiusi nei forzieri della pubblica amministrazione e rappresentano un asset sottoutilizzato. Sottoutilizzato perché sicuramente esistono una serie di vincoli, il collega che mi ha preceduto li ha illustrati sapientemente, possono essere vincoli culturali, essere vincoli giuridici legati alle licenze, vincoli tecnologici, dati poco machine readable, dati che hanno una qualità modesta, eccetera, eccetera. Ma esiste anche una sorta di velo di Maya, no? Che spesso cela come è possibile creare delle concrete opportunità di business partendo da questi dati. E quindi sommando delle barriere che sono attive, effettive, più una sorta di scarsa chiarezza rispetto a queste dinamiche, è possibile dire che l'asset public sector information è sottoutilizzato. Poi abbiamo detto, non fermiamoci a dire che è sottoutilizzato, guardiamo oggi nella letteratura, sia accademica sia i practitioner, cosa è stato detto. E sicuramente molti di voi cultori dell'open data conosceranno i primi tentativi, pensiamo al famoso studio PIRA che ho menzionato prima, nel 2000, che cercava di stimare qual era il valore economico della public sector information. Questo studio qua divideva quello che è un investment value, ossia quanto la PA ha pagato per creare questi dati, dall'economic value, che sarebbe quanto i reusatori guadagnavano nel 2000 grazie a questi dati. E se avete letto appunto il rapporto, questo rapporto diceva che l'1% del PIL europeo era da ascrivere alla public sector information, era uguale al tessile. Quindi il tessile creava così tanti, cioè la PSI creava così tanti quattrini quanto il tessile. È ovvio che qualche dubbio è venuto a molti, no? Infatti se guardiamo lo studio MEPSI condotto 6 anni dopo, sempre sotto l'egida della commissione,
forniva stime molto molto più conservative rispetto a quello che era il guadagno, diciamo il ricavo effettivo che le imprese ottenevano usando la Public Sector Information. Sempre la Commissione qualche anno dopo ha fatto uno studio che si chiamava Vickery, che a grandi linee si muoveva sulla falsa riga dello studio MEPSI e cambiava un po' la metodologia, ma quello che si vedeva è che c'era sempre un forte interesse verso calcolare il quanto si poteva generare valore piuttosto che come si può generare valore. Nessuno vuole dire che la metodologia usata da questi signori che hanno fatto i studi per la commissione sia sbagliata, semplicemente non esistono delle regole auree metodologiche per desumere qual è la revenue aggregata, cross settoriale, eccetera, eccetera, derivante dalla PSI. Quindi, oltre a cercare di stimare il quanto, a nostro giudizio, bisognava anche pensare al come, no? Quindi non solo dire quei numeri lì esistono, come è possibile che qualcuno ha fatto quei numeri, se li ha fatti davvero? E poi, chi di voi appunto è cultore dell'open data, conosce che c'è questa differenza nella definizione tra quella che è la public sector information cosiddetta upstream e quella downstream. C'è un paper appunto di Rufus Pollock, che è un noto economista del settore, che lo spiega bene. La public sector information upstream è fondamentalmente l'informazione che viene fornita direttamente dal PSI holder, quindi dall'ente pubblico. Quindi, come dice lui, con un gergo da economista, il PSI holder nel rilasciare questo dato non è soggetto a concorrenza, quindi è l'unico detentore del dato e lo rilascia. Allorché questo attore qua ha rilasciato il dato, a valle ci possono essere una pletora di aziende, enti, civil hackers, studenti, ricercatori che usano questo dato. E quindi questa informazione derivata viene chiamata downstream information. Gli economisti della scuola pubblica dicono: se l'upstream information è gestita a regola d'arte, con una serie di problemi quali chi finanzia la creazione e la distribuzione, quali sono gli incentivi e questioni più legate alla microeconomia, se l'upstream information è gestita correttamente, la downstream information di conseguenza funzionerà alla perfezione, no? Quindi dicono, c'è una sorta di mano invisibile del mercato che, come diceva Adam Smith, mette a posto tutto quello che accade nel mondo privato. E quindi questa visione rispettabile ma parziale porta ad avere un forte focus sulla cosiddetta upstream information. Quindi tutti quei studi che ho menzionato prima, in realtà parlavano anche di dati che sono inerenti alle vendite, eccetera, eccetera, ma quando guardavano quali erano le dinamiche, i costi, eccetera, eccetera, avendo spesso un approccio quantitativo, mai entravano nella downstream information. E molti economisti, anche a livello concettuale, dicevano: la mano invisibile del mercato ci pensa, noi siamo economisti pubblici, occupiamoci della cosa pubblica. E quindi, prendendo le mosse da queste due lacune che abbiamo visto nella letteratura, abbiamo detto: noi vogliamo occuparci dell'informazione downstream, quindi chi riusa il dato, ahimè, alle volte vedendo un po' come una scatola nera ciò che sta sopra, non propriamente, però cercando di guardare un po' ai morsetti quello che percolava a valle, e poi un forte focus non sul quanto ma sul come. E quindi abbiamo utilizzato una metodologia di natura qualitativa che quindi non ci ha portato a stimare quanti dollari o quanti euro, ma quali logiche possono essere poste in essere. Se pensiamo a questo gap e come noi abbiamo risposto a questi due gap, possiamo dire che in questo panorama, no, di quali sono le discipline che si occupano della public sector information, è un po' come se noi avessimo, modestamente, ci mancherebbe, creato una quarta prospettiva, no? Uno guarda il mare magnum della letteratura, e la letteratura di accademici e di practitioner, ovviamente, messe un insieme unione delle due.
sicuramente vi sono molti studiosi che si occupano di economia pubblica e quindi, come ho detto prima, guardano quali sono gli aspetti di regolamentazione, quali sono le policy, per esempio, per il pricing, no? Spesso si dice la public sector information deve essere rilasciata a prezzo zero o prezzo vicino al costo marginale per remunerare quello che è il costo sostenuto dal PSI holder, quindi dal ente PA che ne detiene. Chi finanzia lato pubblico tutto questo? Qual è l'efficienza allocativa vista a livello sociale? No? Ci sono economisti che hanno studiato qual era il surplus dei consumatori o il surplus complessivo derivante dall'utilizzo della public sector information. Poi sicuramente vi è una forte prospettiva legale, no? Pensiamo alle licenze, pensiamo a quelli che sono i temi della proprietà intellettuale, no? Quindi come il copyleft in luogo del copyright sta portando a una nuova visione che si è riverberata anche nel dato, o anche tutte le varie licenze più locali. No? In Italia, come ha spiegato sapientemente Luca prima, abbiamo Italia Open Data License 1, 2, eccetera. No? Quindi anche l'armonizzazione dei framework legali, nonché l'armonizzazione di queste leggi, di queste norme, con delle norme settoriali. E poi, ovviamente, credo abbiamo anche esperti in questa stanza, la parte più tecnica, no? Quindi come possiamo memorizzare, organizzare, rilasciare, interrogare questi dati. Quindi conosciamo tutti una pletora di linguaggi, generalmente riconducibili nel mondo del web semantico. Avrete persone molto più illustri di me che ne parleranno, quindi possiamo direttamente sorvolare. La quarta prospettiva che secondo noi abbiamo portato noi era quella di dire: se guardiamo alla downstream information e guardiamo con un'ottica qualitativa, noi andiamo a discutere quelli che sono gli economics della downstream information da un punto di vista più dell'economia aziendale, se vogliamo usare un riferimento disciplinare un po' improprio, rispetto all'economia pubblica. Quindi fondamentalmente una prospettiva che è più da business school rispetto che da economista pubblico. E quindi gli elementi distintivi possiamo riassumerli come essere generalmente orientata al valore creato attraverso il riuso, un approccio generalmente qualitativo e un approccio che studia anche gli aspetti competitivi, no? Quindi quali sono in questi mercati che nascono dalla PSI i vantaggi competitivi, se ci sono e come si ingenerano. E quindi secondo noi questa quarta prospettiva può essere una nuova prospettiva su cui altri studi ovviamente si possono cimentare e andare a contribuire al dialogo, essendo questa quarta prospettiva fortemente complementare rispetto alle altre tre, che sono credo più mainstream agli occhi di tutti. Prima di addentrarsi nei business model, un tema che sicuramente è meglio precisare è: cosa ha guardato il nostro studio? Ha guardato l'open data? Ha guardato la public sector information o ha guardato l'intersezione? Ebbene, premettere che il nostro studio guardava la public sector information in senso lato, no? Quindi, facendo una rappresentazione con i diagrammi di Venn, tutto questo insieme qua. Quindi, dati che sostanzialmente vengono generati, prodotti dentro il perimetro del mondo pubblico, sia quando essi sono rilasciati in modalità open, quindi in assenza di vincoli tecnici, giuridici ed economici che ne impediscano il riuso libero, sia quando essi non lo sono. Quindi alcune delle riflessioni che quest'oggi vi presenterò in realtà riguardano l'openness e si collocano proprio al confine, no? Cosa succede quando è open o cosa succede quando open non è? Noi sappiamo che qui abbiamo DBpedia, GeoNames, abbiamo una pletora di altre iniziative che sono open data, spesso anche nella nicchia di open data cloud, ma non sono public sector information e quindi sono collocabili qua e il nostro studio di quelle non si è occupato. C'è una forte complementarietà, ma i modelli di business che noi abbiamo, su cui abbiamo ragionato, sono collocati nella public sector information in senso lato, sia che essa aperta, sia che essa non lo sia.
Le tre domande di ricerca che hanno un po' stimolato il nostro ragionamento, che potrebbero anche essere forse le domande che possono stimolare il dialogo, no, tra le persone che vivono la comunità dell'open data, sono state queste tre, almeno nel nostro caso. In primis, la domanda ovvia e doverosa: ci sono aziende che riescono a realizzare dei soldi grazie all'open data? Noi eravamo convinti che la risposta fosse sì, ma volevamo vederlo in maniera empirica. Una volta acclarato che questo è vero, la domanda che è venuta dopo è: in quale modo queste aziende possono farlo? Come possono creare, veicolare e soprattutto appropriarsi di questo valore? Ossia, possono entusiasmare qualche cliente, ma possono poi in conto economico portare qualcosa? E una riflessione forse più da persona diciamo, che ha una formazione economica è quella relativa al vantaggio competitivo, no? Se noi pensiamo che la public sector information, quando essa è rilasciata sotto le sembianze di open data, no, assume la connotazione di un bene pubblico, no? Quindi c'è la non rivalità e la non escludibilità. Quindi non rivalità vuol dire che una volta che la public sector information è rilasciata, se lui la usa, non impedisce all'altro collega di riusarla a sua volta. Quindi il consumo di uno non va a impedire all'altro di usarla. Un po' come avviene in altri beni pubblici, no? Pensiamo all'illuminazione nelle strade, no? Se uno beneficia dell'illuminazione, quello che cammina di fianco non gli è impedito di beneficiare anche a lui dell'illuminazione. E poi la non escludibilità, no? Se io metto l'illuminazione in città e un soggetto non paga le tasse, posso dire tu non ne benefici dell'illuminazione? Idem, la public sector information, una volta che è stata rilasciata, posso impedire a qualcuno di usarla? E quindi noi sappiamo che nella notazione economica, quando la PSI diventa open data, diventa un bene pubblico. Diventa bene pubblico, non ci sono evidenti barriere tecnologiche, giuridiche ed economiche, tutti possono acquisire quel dato. Ma se quel dato ce l'hanno tutti, come si fa ad avere un vantaggio competitivo, no? È come se noi pensassimo di vendere l'acqua, no? Si può fare dei soldi con l'acqua, lo sappiamo bene, ma ci sono una serie di aspetti che vanno oltre alla materia prima. E quindi questo è stato, diciamo, l'ambito dello studio che è venuto subito dopo lo studio dei modelli di business. Un po' come un ideale follow-up della parte più legata ai modelli di business. Non vi tedio con cose di natura più metodologica. Quello che abbiamo fatto è usare una metodologia di tipo qualitativo che si basava su casi di studio. Perché casi di studio? Innanzitutto perché sono molto utili quando in un settore non esistono delle teorie consolidate. Quindi avevamo una sorta di greenfield, come dicono gli anglosassoni, e dovevamo cimentarci lì sopra non avendo ancora riferimenti evidenti. Due, i casi di studio si adattano benissimo, grazie al coinvolgimento dei cosiddetti informants, al coinvolgere dei practitioner, che era quello che noi volevamo fare sostanzialmente, quindi portare imprenditori, business developer, manager a parlare con noi di open data, e poi perché noi parliamo di grandi moli di dati, no? Che la PA rilascia, ma se guardiamo quanti dati ci sono che parlano del business dell'open data, il paradosso è che ce ne sono pochissimi. Se uno cerca su EPSI Platform quante esperienze ci sono, ce ne sono censite 500. Se uno dice quanto è il ricavo che ha fatto l'azienda tal di tali grazie all'open data, anche solo misurarlo non è cosa banale. Quindi, tenendo in considerazione questi tre aspetti, abbiamo detto, e visto che noi volevamo ovviamente, come detto prima, avere un approccio qualitativo, utilizziamo i casi di studio, dove ciascuna unità di analisi è una singola azienda, quindi multiple case design, abbiamo fatto una serie di casi di studio, quindi c'erano n casi di studio nel nostro lavoro, dove in ciascuno studio c'era una sola unità. Quindi non abbiamo fatto il caso di studio delle imprese francesi, il caso di studio delle imprese americane, il caso di studio della system integration, no? Abbiamo fatto il caso di studio di Google, di Microsoft, di Spazio Dati, eccetera, eccetera. Un'idea su come abbiamo proceduto per generare la lista di questi imprenditori
a cui abbiamo suonato al campanello, no? Prima cosa, abbiamo cercato di creare una long list, no? Quindi abbiamo usato EPSI Platform come primo strumento, no? Abbiamo poi scoperto che molte di quelle imprese lì non c'erano più, alcune erano società controllate dal pubblico, alcune delle quali in realtà non facevano veramente uso di PSI, eccetera, eccetera. Quindi una forte filtratura, una validazione uno a uno delle aziende censite in EPSI Platform, più un'integrazione che derivava fondamentalmente da paper accademici, studi fatti da practitioner, white paper, cose simili, repertori che spesso vengono creati dalla comunità, quindi il famoso Google Doc o Google Drive condiviso in cui ciascuno scrive le imprese che lui conosce, ovviamente tutto filtrato, validato, e poi anche diciamo il passaparola nel mondo un po' della ricerca, dell'imprenditoria, delle start-up, eccetera. Quindi queste 139 imprese formavano una long list. Questa dalla long list dovevamo passare alla short list, quindi avere dei nomi a cui bussare alla porta. Abbiamo utilizzato appunto un campionamento misto, che vuol dire alcuni casi erano grandi casi di successo o di insuccesso, altri seguivano una logica più razionale, che fondamentalmente si basava su guardare a dove erano ubicate queste aziende e dove si posizionavano nella catena del valore. Arriviamo subito a dire cosa ne è scaturito. Questa è una distribuzione per settore merceologico della long list, quindi le famose 139, in quali settori merceologici erano. I settori merceologici sono stati mutuati da EPSI Platform, e qui dove si posizionavano a livello geografico. È evidente che c'è una predominanza europea, visto quello che è il nostro raggio di azione, e quindi è pleonastico dire che gli States sono stati un pochino ridimensionati, benché abbiamo visitato non poche aziende, visitato in senso non fisico, colloquiato con alcune aziende. Ovviamente, al di là dei criteri di campionamento, il fattore anche critico è: questi imprenditori volevano o no confrontarsi con noi? Alcuni si sono un pochino tirati indietro, qualche raro caso, e quindi alla fine abbiamo intervistato 13 imprese. Due priorità per riassumere nel scegliere queste imprese. Innanzitutto, per una logica di prossimità con la nostra committenza, gli amici di Regione Piemonte, abbiamo cercato un focus sulle imprese italiane che vendono nel mercato finale. Anche per dare un polso il polso della situazione agli amici di Regione Piemonte. E poi invece, guardando a chi opera non sul mercato finale, ma più dietro le quinte, no? Quindi in uno step della catena del valore più indietro, no? Pensiamo a data market o cose simili, che poi vediamo meglio, volevamo guardare su uno spettro più globale. Perché? Alcuni di questi hanno una scala minima efficiente, no? Per avere un data market ci vanno tanti dati da cui attingere, quindi magari a livello regionale o nazionale in Italia, adesso ce ne sono alcuni, ma prima non c'era un data market. Allora abbiamo detto: guardiamo allo spettro globale e cerchiamo di cogliere alcuni temi che si manifestano in maniera compiuta solo su scala planetaria. E quindi vediamo qua un focus abbastanza pronunciato per quanto riguarda gli attori che operano, diciamo, dietro le quinte, che hanno un ruolo di supporto al riuso del dato, e vediamo dopo chi sono. Prima di addentrarci nei modelli di business, una domanda che può sorgere spontanea è: ma come avete fatto poi a disegnare questi modelli di business, no? Una volta intervistati questi signori, una volta ragionato a lungo, come abbiamo fatto poi a rappresentarli? E poiché i casi di studio che noi abbiamo fatto erano di natura esplorativa, se uno legge tutte le regole auree della metodologia dei casi di studio esplorativi, dicono che è fondamentale creare un framework fin dall'inizio che permette di mappare tutto cammin facendo. E allora noi abbiamo pensato di creare un framework che avesse come scopo quello di descrivere il business model in maniera semplificata. Perché semplificata? Perché seleziona quelli che sono i parametri e le leve. Ossia, si focalizza solo sugli aspetti che sono peculiari della public sector, del business model basato sulla public sector information. Siamo partiti, e lo vedete sullo sfondo, da un elemento che sicuramente molti di voi conoscono, che è la cosiddetta Canvas della Business Model Ontology. Questa ontologia nacque nel 2004,
da Alex Osterwalder nella sua tesi di PhD all'Università di Losanna, e poi è divenuta molto nota, celeberrima a tutti, grazie a un bestseller che si chiama Business Model Generation, un libro basato molto sulla rappresentazione visuale, quindi molto facile anche per chi non ha un background legato all'economia aziendale o più in generale al business. Dietro vedete questo Alex Osterwalder dipinge questi nove blocchi, no? che quindi sono elementi architetturali che compongono il modello di business, ossia l'impresa come si organizza per creare del valore, per veicolarlo ai clienti e per appropriarsene. Quello che noi abbiamo fatto è fare una sorta di sovraimpressione mettendo in evidenza gli elementi che sono peculiari del business model basato sulla public sector information. E vedete quei blocchi evidenziati, no? Quindi, quando la public sector information è rilasciata come fosse open data, quello è un bene pubblico. Quindi è una risorsa pubblica uguale per tutti. Dopodiché, quando l'impresa l'acquisisce e la elabora, l'obiettivo dell'impresa è quello di creare un'informazione elaborata che si distingue dalla public sector information originale, quindi che si distingue dalle sue fattezze primordiali. Perché? Per renderla un asset distintivo, quindi un qualcosa che si differenzia da come la PSI era quando è stata rilasciata alla sorgente. Dopodiché, questi dati qua elaborati non sono ancora un prodotto, un servizio, un'app, sono dei dati raffinati, ma sono ancora dati. Allora devono essere impacchettati per dare vita alla cosiddetta proposizione di valore, no? Proposizione di valore è cosa l'azienda offre ai suoi clienti, prodotti, servizi, bundle di prodotti e servizi, eccetera, eccetera. Dopodiché, se questa proposizione di valore è considerata di interesse per il cliente può acquistarla e quindi in contropartita a questi prodotti o servizi si genera un flusso di ricavo che alimenta l'impresa. E nella gergo del modello di business, questa traiettoria qua si dice un modello di business che ha come suo epicentro una risorsa. Non so, pensiamo, per fare un paragone totalmente diverso, al business model basato sul petrolio o sul carbone, no? Quindi dove il fulcro, il punto di partenza dove si innesca la scintilla è qua, parlando di risorse. Quindi abbiamo detto, teniamo uno sfondo comune conosciuto a tutti, no? Quindi per aumentare anche l'intellegibilità del tutto, evidenziamo quelli che secondo noi sono gli aspetti peculiari della public sector information. Dopodiché abbiamo pensato di dare una notazione piramidale, no? È sicuramente una notazione con cui molti di noi hanno familiarità, no? Se pensiamo allo stack ISO-OSI nell'informatica, è fatto così. Se pensiamo, per chi è più avvezzo alle scienze sociali, la piramide di Maslow è fatta così. Quindi abbiamo una serie di livelli e vi è una dipendenza esistenziale tra un livello è quello che sta sotto. Quindi un livello può esistere, come nell'ISO-OSI, se e solo se c'è quello che sta sotto. E idem, pensiamo alla scala dei fabbisogni di Maslow. Questo, oltre a farci ragionare rispetto a quali sono le priorità di chi fa un riuso for profit dei dati, ci ha permesso anche di individuare tre elementi che noi abbiamo identificato, chiamato informalmente collanti, che sono gli elementi che si frappongono tra un livello e il livello che sta sopra, no? Quindi per trasformare il dato grezzo in dato elaborato abbiamo la tipologia di elaborazione che viene effettuata. Quando il dato elaborato diventa proposizione di valore, abbiamo sicuramente un atto di creare valore partendo dal dato, quindi impacchettare in qualche modo questi dati in maniera appealing per il cliente. E laddove la proposizione di valore vuole essere trasformata in flussi in entrata, è necessario pensare al pricing. Quindi quello che noi abbiamo coniato per semplificare è di dire: questi tre elementi qui, che hanno appunto questa tinta tra giallo
crescente verso intensità cromatica verso l'arancione, pensiamoli come se fossero delle leve di business model innovation che il business developer o l'imprenditore hanno a loro disposizione per modellare, per forgiare quello che è il modello di business della loro impresa che riuserà il dato pubblico. Quindi se volessimo sintetizzare, e tra pochi secondi lo mostriamo, potremmo pensare di disegnare il modello di business anziché usando tutta la canvas, semplificarlo e fare un ragionamento solo rispetto a queste tre leve. Queste tre leve successivamente sono poi state sviluppate, ciascuna di esse in particolare, inserendo una sorta di checkbox per ciascuna che permettesse, una volta definito un business model, di mapparlo, disegnarlo, modellarlo rispetto a questo framework. Quindi abbiamo la tipologia di elaborazione del dato, ossia questa, nessuna pretesa di essere esaustivi, possiamo avere l'aggregazione del dato, la classificazione, il georiferire dati di natura spaziale, validare il dato, unire il dato con dati che provengono da altre fonti, l'usare delle tecniche di visualizzazione per estrarre dei pattern che non sono noti guardando i dati in prima battuta, eccetera, eccetera, e potremmo inserire altre operazioni sicuramente ancora. Quindi nessuna pretesa di essere esaustivi. Rispetto al ruolo che il dato pubblico ha nella proposizione di valore, noi abbiamo pensato, e vedete qualche esempio tra poco, che può essere il dato in sé la proposizione di valore, oppure il dato come ingrediente di un prodotto o di un servizio dove l'intensità di public sector information può variare molto. Infine, l'aspetto forse più articolato è quello del pricing, no? Quindi noi abbiamo identificato un continuum che va dal premium al free, quindi dal tanto allo zero, e poi in mezzo c'è questa area grigia del freemium, no? Che il freemium vorrebbe dire c'è una soluzione di base che viene rilasciata a titolo gratuito. Qualora il cliente vuole beneficiare di funzionalità più avanzate, di add-on, eccetera, eccetera, c'è una versione pro. Pensiamo a come funziona Dropbox o LinkedIn o cose simili. E poi, ovviamente, ci sono dei casi in cui il dato, il prodotto o il servizio sono rilasciati a titolo gratuito dall'impresa, questo non vuol dire che l'impresa non ci guadagni. E dopo vediamo qualche caso. Quindi qua rispetto al premium abbiamo un pagamento alla carte, quindi una sorta di lump sum, come si dice, quindi si paga in una sola tranche, in una sola soluzione, oppure il pagamento di una quota periodale, tipica dei servizi, oppure ancora una royalty, ossia intercettare una quota parte delle vendite di chi sta a valle e che usa i miei prodotti. Rispetto al freemium, il confine, lo spartiacque tra free e premium non l'abbiamo modellato come basato sulle funzionalità, basato sul tempo di fruizione e basato sulla dimensione. No, pensiamo a chi è uno sviluppatore che certi servizi puoi fare tot call delle API per giorno o cose simili. E infine il free l'abbiamo pensato suddiviso in tre fattispecie. Primo caso, quando vi è una forte spinta a livello di promozione, di immagine, e quindi l'investimento viene considerato come un investimento in marketing mix, no? Quindi una forte spinta che quindi l'impresa dice io è come se facessi una sorta di promozione, quindi non ricavo nulla ma so che investo nell'immagine. Possiamo avere una sommazione incrociata, ossia io dalla vendita di un prodotto, un servizio o da una vendita di dati non ricavo nulla, ma i costi che io sostengo per questo vengono ripagati da altre linee di business che in qualche modo ne beneficiano. E vedremo qualche esempio. E last but not least, uno potrebbe pensare che non esistono, invece ci sono, situazioni in cui per un'impresa rilasciare un prodotto basato sulla public sector information può avere un costo marginale vicino allo zero, e lo vediamo dopo, con un caso assolutamente concreto.
Questo era un po' una panoramica sugli strumenti che noi abbiamo creato per sviluppare questa analisi. Nel resto della presentazione vi illustro un po' i risultati che abbiamo ottenuto e poi faremo insieme qualche riflessione. Qua vedete un po' i temi che abbiamo trattato nel nostro studio. Alcuni di questi nella presentazione saranno molto compressi per ovvie questioni di tempo. Nota rapidissima iniziale, il collega Luca prima di me l'ha già accennato, dobbiamo pensare che una progressiva evoluzione nell'utilizzo e nel rilascio del dato pubblico non è un qualcosa che accade nel vuoto, no? Se guardiamo alla macchina pubblica, all'attore pubblico, alla pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione sta avendo a passi lenti, talvolta lenti, talvolta un po' più spediti, una traiettoria evolutiva. Se guardiamo ad qual era, diciamo, il governo 1.0, se vogliamo utilizzare delle etichette facili, abbiamo un governo che sicuramente centralizzava ovviamente la parte di decision making, che sicuramente internalizzava la gestione del dato e quella che era la produzione del dato e che generalmente gestiva internamente quello che era l'erogazione del servizio pubblico, no? Si diceva in maniera un po' semplicistica ma efficace che il settore pubblico interviene laddove c'è un fallimento di mercato o dove c'è un'insufficienza di mercato. E quindi, secondo questo paradigma, un forte spazio per il settore privato c'era nella system integration, dove talvolta, sappiamo, c'erano delle società controllate dal pubblico, no? Noi in Piemonte abbiamo CSI Piemonte, forse in Puglia avete una situazione, forse delle società in house di controllo pubblico, no? Ok, perfetto. Anche qui abbiamo trovato un caso. Se guardiamo la traiettoria evolutiva, se questa è l'immagine del governo 1.0, in maniera schematica possiamo identificare anche l'immagine di un governo 2.0. Forse un po' erosea come rappresentazione, però può essere sicuramente uno spunto, no? Quindi abbiamo un governo che ha un perimetro più poroso, no? Per chi studia il management, un po' come il perimetro dell'impresa nell'open innovation, no? Che è poroso, che lascia percolare in maniera selettiva contributi in entrata e poi in uscita, tende a centralizzare per ovvi motivi gli aspetti, diciamo, di natura legislativa, esecutiva, giuridica, eccetera, produce il dato. Ovviamente il dato è frutto delle operations, ma quella che è la gestione del dato può essere demandata in parte a terzi, no? Pensiamo, per fare un esempio, lo vedremo dopo, a imprese come Socrata, no? Che è molto nota negli States, in Italia ha venduto la soluzione alla Regione Lombardia per fare il suo portale. E non dimentichiamocelo, sempre più c'è spazio per la fornitura di servizi che sono basati sul dato pubblico, no? Se guardate data.gov, non oggi perché per lo shutdown non si può vedere, però se guardavate ieri, anzi una settimana fa, vedete quante applicazioni sono state create da sviluppatori che l'hanno fatto spontaneamente in hackathon o cose simili. E in più ci possono essere anche situazioni in cui ci sono delle imprese che producono servizi, spesso di utilità generale, che poi magari vendono rivenduti con l'etichetta dell'ente pubblico. No? Le società in-house spesso fanno cose simili. No? L'applicazione del parcheggio che usa i dati pubblici, distribuita poi dalla regione, ma che dietro ha una società di consulenza che ha scritto il codice, ha fatto tutto. Quindi c'è un governo che pian piano ha un perimetro che si restringe sempre di più. E quindi l'open data intercetta questa traiettoria, perché se vediamo, qui ovviamente è molto data-centrico il ragionamento, l'open data diventa spesso elemento abilitante per aprire nuovi spazi per player for profit o anche non for profit, tipo civil hackers, organizzazioni del terzo settore, eccetera, eccetera.
Quindi noi vediamo l'open data come non un elemento isolato, ma un elemento che si colloca in un trend evolutivo, talvolta a ritmo più veloce, talvolta a ritmo più lento. Poi credo che sia fondamentale riflettere su come è gestito il dato nella catena del valore, no? Noi abbiamo volutamente semplificato, quindi voi vedete una catena del valore che è lineare. Se qualcuno di voi ha studiato il business modeling o il management, potrebbe obiettare che ci sono altre forme migliori, più realistiche, di rappresentare una catena del valore non lineare, ma in maniera diciamo reticolare. Quello che però noi abbiamo voluto fare era semplificare per identificare una serie di macro stadi, no? Quindi il dato dalla genesi al consumo passa attraverso una serie di stadi. Ovviamente è una semplificazione. Qui abbiamo l'ente pubblico che si occupa di generare e disseminare il dato. Questo dato è un dato grezzo che, quando questi attori ci sono, si muove verso valle e viene incamerato e gestito da alcuni attori che si occupano della raccolta di questo dato, della memorizzazione, della classificazione, per esempio apponendo dei metadati, di esporre questo dato con delle API uniformi, no? Pensiamo a cosa fanno i data market, pensiamo a Infochimps o cose simili. E qui possiamo avere imprese con finalità di profitto o anche non for profit, no? Se pensiamo a Data Hub di Seeken, che il collega ha citato prima, assolve sostanzialmente a questo compito l'Open Knowledge Foundation, come ben sappiamo, è a distanze siderali dalla ricerca del profitto. Muovendoci verso valle, abbiamo un dato rifinito che viene passato a qualcuno che trasforma questo dato, no? Quindi se vogliamo vedere qual è il distinguo, possiamo dire qui il dato si incrementa in termini di valore, ma la logica applicativa non cambia. Il dato viene rifinito, reso più machine readable, più utilizzabile, viene esposto con delle API tutte uniformi, eccetera, viene centralizzato, eccetera, ma il dato non viene trasformato. Diverso è qua. Perché qui c'è qualcuno che prende un dato in input e come output genera un prodotto, un servizio che viene consegnato nelle mani del cliente finale. Abbiamo ovviamente degli enti che sono for profit e degli enti che non lo sono, no? Se pensiamo ai civil hackers che prendono parte a un hackathon, fanno parte di iniziative spontanee orientate appunto a una partecipazione civica. E poi abbiamo chi beneficia di questi prodotti e servizi pronti all'uso, che possono essere ovviamente in paese, possono essere consumer e talvolta possono essere a loro volta di nuovo enti pubblici. Questo può essere, semplificando un po', una immagine d'insieme di quello che è l'ecosistema del valore visto in un'ottica multiattoriale, no? Quindi quali attori noi possiamo piazzare all'interno di questo ecosistema basato sul dato pubblico. Noi sappiamo che gli enti che non hanno funzionalità di profitto svolgono un ruolo fondamentale, insostituibile. Per la prossima mezz'ora però li mettiamo un attimo da parte e ragioniamo su chi invece ha finalità di profitto. In questo mare magnum, no? Tanti attori, perimetri in realtà sfumati, noi abbiamo cercato anche qui di semplificare e quindi di identificare una serie di archetipi, no? Quindi modelli generali di quali tipi di attori possiamo trovare, no? Quindi qua non siamo ancora alle prese col modello di business, ma siamo alle prese con che imprese troviamo, e per far questo abbiamo utilizzato nell'ottica del ridurre l'eterogeneità e la complessità, due dimensioni. Quella verticale è molto semplice, ossia l'impresa serve il mercato finale oppure è posizionata a monte. Quindi l'impresa vende un qualcosa al cliente finale che lo consuma e finisce lì, oppure l'impresa opera dietro le quinte e fornisce un qualcosa che poi a valle viene ritrasformato grazie ad una logica applicativa, e questo è il posizionamento nella catena del valore. In verde, sull'asse delle X, vediamo invece qual è la visione strategica rispetto alla public sector information.
alcuni in paese considerano che la public sector information è un ingrediente capace di generare una redditività tale da far stare in piedi l'impresa, no? Quindi flussi di cassa continui, robusti, sostenibili, che fanno stare il tutto in piedi. Altre imprese, e vediamo dopo qualche caso, dicono: io come prodotto o servizio basato sulla public sector information non ricaverò mai un euro, anzi ho dei costi, ma grazie alla presenza di prodotti o servizi che io rilascio spesso in maniera molto visibile a consumer o anche ad imprese, posso avere una serie di benefici, no? Per esempio, posso aumentare la visibilità, posso aumentare quella che è la reputazione dell'impresa, l'impresa può essere vista come impresa illuminata. Inoltre si può avviare delle partnership, grazie, ci sono dei casi in cui il dato diventa una linfa vitale per creare nuove dinamiche, nuove trame nell'ecosistema del valore, e ancora ci possono essere delle situazioni in cui in realtà il servizio PSI, servizio prodotto PSI centrico, serve in realtà per spianare la strada a business paralleli. E vediamo dopo qualche caso. Quindi questa è la nostra rappresentazione di che imprese possiamo trovare. Queste imprese, quindi identifichiamo quattro tipologie di imprese, no? Quindi dei riusatori canonici, dei soggetti abilitatori, dei promotori con interessi indiretti. Io vi sto dicendo come abbiamo chiamato nella versione italiana dello studio, che ovviamente è pubblicato da Regione, quindi potete accedervi e farci avere qualche feedback, se ne avete saremo molto lieti. E poi questo qui, che dopo vi illustrerò, essere molto di nicchia ma molto interessante, le cosiddette officine pubblicitarie. Questi sono quattro tipologie di attori. Ora, ciascuno di questi è ancora una scatola nera, no? Noi non sappiamo, noi sappiamo dove sono e cosa pensano, ma non sappiamo come si organizzano per sfruttare il dato pubblico. Per fare questo abbiamo identificato 8 modelli di business archetipali, no? Quindi li vedete numerati, e qui abbiamo utilizzato gli elementi, il framework, gli elementi di visualizzazione che vi abbiamo mostrato prima. Quindi questi 8 elementi adesso ve li illustrerò rapidamente, cercando appunto di soffermarci sugli aspetti distintivi, e vedrete appunto come abbiamo impiegato sia il framework che noi abbiamo coniato, e sia per garantire una maggior comprensione anche a chi è più avvezzo con la famosa Canvas, che tutto il mondo conosce, abbiamo fatto lo stesso anche utilizzando la Canvas. Un attimo di stop. Ok, qua siamo, ci addentriamo in questi riusatori canonici, no? Che sono solitamente quello che nella visione di molti è una sorta di mainstream, no? Quindi qualcheduno che vende al mercato finale prodotti o servizi con l'ottica di ricavare dei soldi. E abbiamo 3 modelli di business. Il primo è quello che potrebbe sembrare più noto, è chiamato prodotti o servizi premium, no? Mettiamo magari con la Canvas, che vedete un pochino più in maniera ampia. Qui abbiamo un attore che offre prodotti o servizi basati sul dato pubblico che hanno solitamente un elevato valore intrinseco, no? Quindi viene percepito dal cliente come un servizio di elevato valore intrinseco. Questo avere elevato valore intrinseco si riverbera sia sul pricing sia sul chi compra questi servizi. Quindi solitamente vengono venduti appunto previo e corrispettivo di un prezzo, sempre un prezzo, non esiste il freemium, e possiamo avere o una lump sum, quindi una somma pagata a pronti, sia una fee che viene erogata, che viene corrisposta in maniera periodale. La somma di questo aspetto, di questo, sì, che tra i clienti abbiamo per lo più imprese, no? Che possono permettersi e che hanno interesse, perché spesso per loro è strategico, di pagare, di acquistare questi servizi.
il tutto solitamente non ha un'ottica transazionale, no? Facciamo una transazione, paghiamo con carta di credito, finito, no? Generalmente hanno un'ottica di medio lungo periodo. Nel nostro studio qui abbiamo intervistato un'impresa inglese che si chiama Walnut Medical, che hanno fatto un servizio che si chiama Hospital Registry, che fondamentalmente è un grande repertorio che raccoglie tutti i dati, tutti i dati disponibili relativi agli ospedali europei, ovviamente cambiano a seconda degli stati, che quindi per esempio serve a chi vende materiale medicale, a chi si deve far curare, a chi vuole fare un concorso, eccetera, eccetera. Oppure altri esempi classici possono essere tutte quelle applicazioni basate sui dati giuridici o spesso sui dati economici, quindi la solvibilità, queste cose qua, quindi grandi aziende che manipolano queste mole di dati e ti vendono il cruscotto a XK euro al mese o all'anno. E poi anche pensando ai dati geografici, se pensiamo in qualsiasi dispositivo di navigazione, spesso c'è un software che è basato parzialmente su dati pubblici. Questa appunto è prodotto servizio offerto da un usatore canonico premium. Diverso è quando la vendita avviene attraverso un approccio freemium. Qui l'idea è: non si vende più un qualcosa che abbia per forza un valore intrinseco strabiliante, ma un qualcosa che abbia un elevato value for money, quindi al numeratore il valore percepito, al denominatore quanto viene richiesto in contropartita. E questa logica generalmente, appunto, abbiamo detto, ha un approccio freemium, quindi la versione di base a titolo gratuito, quello che viene dopo, diciamo la versione avanzata, la versione pro, previo e corrispettivo, e generalmente qua abbiamo per lo più un pubblico consumer che, grazie al canale web e grazie al canale mobile, spesso un modello di business simile permette di avere tantissime basi installate. Mentre se io vendo un database sulla solvibilità delle imprese, mi bastano pochi utenti per avere, diciamo, la quantità di break-even, qua è molto diverso. Quindi questi canali sono canali utilizzati in maniera massiccia per avere molte basi installate. Qua le applicazioni sono molteplici, pensiamo a tutte le applicazioni per i trasporti pubblici o tutte le applicazioni che dicono: se vuoi rimuovere la pubblicità e il banner devi pagare qualcosa in più. In Italia abbiamo anche, forse la conoscete, Voglio il Ruolo, no? Che è un'impresa che offre dei servizi per i docenti precari e che quindi centralizza tutta una serie di dati inerenti graduatorie, fa delle statistiche a livello, diciamo, regionale, zonale, eccetera, eccetera, e qui appunto c'è un approccio freemium per cui determinate funzionalità vengono corrisposte previo un corrispettivo. Particolarmente interessante, per concludere, questi riusatori canonici è questo modello di business che abbiamo chiamato simil open source. Particolarmente interessante perché? Perché qui abbiamo un'impresa che offre prodotti, servizi o alle volte semplici dati e non chiede nessun euro in cambio. Quindi qua abbiamo una sovvenzione incrociata. Perché? Perché i ricavi che questa impresa fa sono basati solo o da servizi a valore aggiunto non legati al dato ma non il dato stesso, oppure da una sorta di dual licensing, no? Ossia la licenza originaria era fatta in un certo modo e inibiva una serie di rielaborazioni a valle. Se a valle c'è qualcuno che vuole fare una rielaborazione che non è permessa, deve negoziare, previo il corrispettivo del prezzo, una nuova licenza. E qui abbiamo due esempi che credo sicuramente voi conoscete, abbiamo avuto il piacere di intervistarli entrambi, che sono Open Polis in Italia, credo nota a tutti, e Open Corporates in Inghilterra. Open Polis rilascia i dati attraverso una Creative Commons con attribuzione share alike e non commerciale. Oltre a fare servizi a valore aggiunto per quotidiani, eccetera, eccetera, loro concedono a soggetti che sono interessati a riusare quei dati
for profit i loro dati attraverso una licenza definita ad hoc. Quindi il dual licensing che crea un binario parallelo. E in questo caso abbiamo una Creative Commons. Open Corporate, sapete, è un'impresa anche a sfondo sociale, anglosassone, fondata da Chris Taggart, che raccoglie tutti i dati PSI relativi alle imprese. Come sapete, nessuna azienda italiana, ahimè, è censita lì, perché sappiamo come sono gestiti i dati relativi alle imprese in Italia, col sistema camerale, eccetera. Tanti stati del mondo hanno le loro imprese censite lì, e Chris Taggart utilizza una licenza Open Database License, che quindi fondamentalmente si basa sul principio del keep open e share alike. Quindi dice, se qualcuno i dati memorizzati lì li vuole utilizzare senza mantenere la condivisione a valle, quindi la ricorsività che diceva il collega prima, può farlo, negozia con me un pagamento di un prezzo. E quindi secondo me è particolarmente interessante capire come anche quando non abbiamo un pagamento diretto legato ai prodotti e ai servizi, possiamo non avere nessun pagamento, rilasciare i dati aperti, liberi per essere utilizzati, ma con opportune clausole crearci degli spazi di mercato. Nessuna di queste imprese è milionaria, hanno per lo più uno sfondo sociale, ma bisogna dire, sono business comunque che sono ancora in piedi. Riusatori canonici, se arriviamo qua, abbiamo questi soggetti abilitatori. Il loro tratto distintivo è, loro sono posizionati a monte nella catena del valore, quindi non offrono prodotti o servizi finiti, ma offrono invece dei servizi a beneficio di chi riusa i dati. Il primo che abbiamo modellato, l'abbiamo chiamato il modello di business delle lamette e dei rasoi. Probabilmente questo modello di business qua lo conoscete, no? Si può chiamare delle lamette e dei rasoi, delle stampanti e delle cartucce, delle macchine del caffè e delle cialde, eccetera, eccetera. Si basa sul fatto che c'è un prodotto che viene venduto inizialmente e questo prodotto qua viene venduto solitamente al costo marginale o a un prezzo anche più basso del costo marginale, qualche volta anche gratuito. E quindi l'impresa non ha redditività su questo. Ma questo bene qua stimola l'acquisto continuativo e ripetuto di un bene, solitamente un consumabile, che invece viene venduto con marginalità altissime. No, pensiamo alle stampanti, la stampante e poi la marginalità che viene fatta sulle cartucce. Pensando a questo... Perfetto, parlavo di Amazon. Mi ha anticipato. Ecco. Nell'ambito dell'open data noi abbiamo visto questo. Il rasoio può essere il dato. Le lamette può essere la capacità computazionale in un ambiente cloud. Pensiamo a Amazon, a public data on Amazon Web Service. Cosa succede? Ci sono tanti enti pubblici che hanno moli di dati enormi, pensiamo ai dati sul patrimonio genetico, dati biomedici, eccetera. Amazon dice a questi attori pubblici, non vi preoccupate del fare lo storage, ci pensiamo noi e lo mettiamo in un ambiente cloud nostro. Tutto questo non genera neanche un euro di fattura verso il gestore del dato pubblico. Ma se abbiamo degli sviluppatori, degli scienziati che vogliono macinare grosse moli di dati, pagano on demand la capacità computazionale che loro usano. Quindi possiamo dire il dato viene utilizzato non come testata d'angolo per fare dei quattrini, ma come elemento che spiana la strada a servizi paralleli. E quindi sovvenzione incrociata nuovamente. No? Quindi io utilizzo i ricavi della capacità computazionale venduta as a service a sviluppatori o scienziati o altri player per coprire dei costi che il semplice storage dei dati non mi permette. Amazon, caso assolutamente quintessenziale qui. Sempre parlando di questi abilitatori, abbiamo quelle che abbiamo chiamato le piattaforme orientate alla domanda. No? Dimmi.
Il discorso che Amazon non fa pagare niente alle PA che rilasciano i dati, ma però, anzi, però chiede la scalabilità di costo a chi ne usufruisce. Parte di questo guadagno lo suddivide poi con le pubbliche amministrazioni, no, oppure no? No? Ah, ecco, quindi è un guadagno nettissimo proprio. Sì, Amazon alle PA offre il fatto che si toglie un fardello, perché, perché poi la PA dovrebbe avere un suo data center, avere anche una capacità per avere, immaginate, un numero di chiamate via API elevate e avere anche grossi dati che sulla banda si muovono, no? Quindi la value proposition verso chi detiene il dato è: tu dammelo a me, ci penso io. Bom, grazie. Prego, grazie a te. Ecco, poi qua abbiamo il quinto modello di business, lo abbiamo chiamato piattaforme orientate alla domanda, no? Questi sono quelli che solitamente vengono chiamati i data market, però al di là di questa etichetta, come operano questi attori? Questi attori offrono a degli sviluppatori l'accesso facilitato a dei dati pubblici, solitamente via API, garantendo a questi un cosiddetto approccio one-stop shopping. Quindi, anziché andare da ciascun detentore del dato e raccogliere i dati in formati eterogenei, API che hanno una sintassi diversa, io posso centralizzare tutto e offrire con una, in modalità omogenea il tutto agli sviluppatori. Quindi riduco quello che è il costo di ricerca e, come dicono gli economisti, riduco quello che è il costo di transazione, no? Quindi nel rivolgermi al mercato io riduco quelli che sono i costi transattivi. Solitamente, come sappiamo, questi data market hanno un modello di business di tipo freemium, quindi alcune funzionalità di base, quando il dato è semplicemente rilasciato così com'è, è a titolo gratuito. Alle volte, per questioni solitamente di dimensione, no? Più di tot chiamate al giorno, all'ora, eccetera, eccetera, si rientra nella categoria premium. Qui noi abbiamo intervistato appunto Data Market, l'azienda islandese, abbiamo intervistato Infochimps, poi qui abbiamo ancora Factual, abbiamo anche Data Market di Azure in ambiente Microsoft, e poi abbiamo anche Spazio Dati, che se non erro verrà a tenere una lezione, perfetto, quindi vi racconterà lui, ottimo, sicuramente in maniera più dettagliata del sottoscritto. Per concludere, questi soggetti abilitatori che operano dietro le quinte, abbiamo le piattaforme che, anziché essere orientate alla domanda di dati, sono orientate all'offerta di dati. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste piattaforme divengono un mercato a due versanti, no? Un mercato a due versanti in economia è un mercato in cui io ho due parti da un lato e dall'altro, e il mercato funziona se e solo se entrambe le parti sono presenti, no? Pensiamo alle carte di credito, pensiamo a Google, pensiamo a chi organizza delle fiere, eccetera, eccetera. E qui abbiamo il PSI holder, quindi chi detiene il dato, la PA, e gli sviluppatori. Qui la logica che scelgono questi player, e dopo facciamo qualche nome, è quella di non far pagare gli sviluppatori, no? Perché gli sviluppatori sono l'elemento che innesca tutta una serie di elaborazioni a valle, quindi di creazione anche di valore economico, e quindi loro fatturano all'ente che detiene i dati, quindi al cosiddetto PSI holder. Quindi abbiamo il PSI holder che viene tariffato solitamente con un prezzo parametrico. Prezzo parametrico che vuol dire in funzione di quanta banda viene utilizzata, quanto spazio di storage e solitamente il numero di API che riceve dal lato della domanda. Questa logica di far pagare il PSI holder in luogo degli sviluppatori è proprio insita nel concetto di mercato due versanti. Il mercato due versanti si basa su una regola aurea, no? Che dice: il prezzo viene determinato sulla base dell'esternalità positiva che ciascun parte del mercato genera sull'altra. Quindi, se io non faccio pagare gli sviluppatori, questi sviluppatori
faranno un sacco di interrogazioni, utilizzeranno molto lo strumento e quindi il governo pubblica amministrazione dovrà intervenire. Se io non avessi nessun sviluppatore, la PA potrebbe rilasciare una pletora di dati e questi cadrebbero su un terreno che non è fertile. Quindi questo, sicuramente conoscete i nomi, abbiamo Socrata, no? Abbiamo Microsoft con Microsoft Open Government Initiative, abbiamo Evodevo in Italia, adesso io non conosco benissimo il prodotto, quindi non voglio entrare in dettaglio, e quando abbiamo fatto lo studio loro non erano ancora operativi, quindi conosco a grandi linee il prodotto. Abbiamo anche Open Data Soft, che è un'azienda francese che ha un modello simile. Se pensiamo avevi una domanda? Se pensiamo a come quello che è successo in Lombardia, no, come Socrata ha operato in Lombardia, questo è un po' l'immagine che ben ritrae questo modello di business. Quindi piattaforme che interconnettono domanda e offerta, ma si rivolgono all'offerta. Quali sono i vantaggi del PSI Holder e dello sviluppatore? Allora, il PSI Holder ha una serie... Quali sono i vantaggi del PSI Holder e dello sviluppatore? Allora, il PSI Holder ha una serie di vantaggi. Allora, ha un costo, quindi quello è il primo svantaggio. Ha un primo ritorno in termini di immagine. E poi ha la possibilità di avere innanzitutto un portale che ha il suo brand e ha una riconoscibilità. E ha un portale che ha un'ottima integrazione con il back-end. Questi strumenti qua permettono al lato, diciamo, macchina pubblica di inserire i dataset, eccetera, eccetera, anche a persone che non hanno grande formazione informatica. Poi viene tutto trasformato, armonizzato, eccetera, eccetera. Poi Socrata ha anche funzionalità più avanzate, per non fare, diciamo, la pubblicità, non voglio entrare in dettaglio, però ha funzionalità ancora più avanzate. E poi ci sono una serie di servizi a valore aggiunto, tipo la creazione automatica di un dominio, l'integrazione con strumenti di analytics che stanno nel back-end, l'integrazione con strumenti che visualizzano invece a livello grafico, graphic user interface nel sito, eccetera, eccetera. Quindi è, diciamo, un percorso, secondo me, che il PSI Holder fa quando raggiunge una certa maturità, non alle prime armi. Ah, cioè, Evodevo ha fatto il rilascio di dati di IMSS? Sì, 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 sì. Sì, appunto, io non conoscendo benissimo il prodotto non voglio entrare in dettaglio perché non sono ben informato. So che ha fatto quello, però sulle technicalities non sono preparato, quindi comunque assolutamente. Quindi Evodevo in questo caso qua ha IMSS qua e qua tutti gli sviluppatori che auspico, partendo dai dati dell'IMSS, riescano a estrarre valore anche appropriabile, why not? Se ci spostiamo dagli abilitatori ai promotori con interessi indiretti, dica. Ancora una piccola domanda. Cioè, allora, ok. Qual è il vantaggio o ritorno economico da parte del PSI Holder dal fatto che gli sviluppatori utilizzano questi dati? C'è oppure è un costo che... In parte è intangibile, no? Perché tu puoi dire, io scommetto che chi riusa questo dato genererà X applicazioni di utilità sociale, potranno nascere Y imprese e dare luogo a Z posti di lavoro. O magari questo mi aiuterà a essere conosciuta come una pubblica amministrazione sulla frontiera e quindi quando magari c'è il fondo pubblico o se partecipate ad un bando o un progetto europeo, questo mi potrà aiutare. Io credo che l'elemento di immagine è imprescindibile. Credo che quel ritorno che dici tu, mentre il costo è un qualcosa di concreto e spesso affondato, almeno per un certo periodo, il ricavo, il beneficio è spesso intangibile. Quello è, credo, inevitabile. Quindi parliamo più di benefici sociali, diciamo, di creazione di impresa. Sì, o comunque, sì. O ritorni economici. O comunque creazione di riuso che può avere un impatto sociale, sociale e socio-economico. Sì. Certo. Spostandoci al terzo quadrante, abbiamo questi promotori con interessi indiretti.
nel gergo italiano li abbiamo battezzati così, qual è l'elemento distintivo? L'elemento distintivo è che questi player, e facciamo qualche nome dopo, offrono prodotti o servizi solitamente che hanno una utilità per la società e lo fanno senza guadagnare un euro, ma questo stimola ricavi su altre linee di business. Quindi noi possiamo avere un ampio spettro di clienti che utilizzano anche con canali massivi questi servizi, ne beneficiano, hanno un'utilità, ma non pagano nulla. Pensiamo a Google Public Data Explorer o pensiamo a cosa ha fatto IBM con IBM City Forward o IBM Many Eyes. Pensiamo ad IBM. IBM ha adottato la logica della forte spinta a livello di immagine, no? Quindi il costo per mettere in piedi un sistema tutt'altro che banale, che permette in maniera esperienziale di elaborare dati urbani, intersecandoli e col Visual Analytics di creare una sorta di mock-up, tutto questo ha generato costo e nessuno ha pagato un euro per quello. Ma IBM ha reputato che l'essere un'impresa illuminata, pensiamo a Smarter Planet o a cosa simile, ha dei ritorni enormi rispetto al costo di fare IBM Many Eyes o IBM City Forward. Diverso, questo era advertising powered. Il caso di zero marginal cost che vi vorrei citare è quello di Google. Noi abbiamo conosciuto i due product manager di Public Data Explorer e questi cosa ci hanno detto? Per noi mettere in piedi questa macchina ha avuto un costo marginale praticamente nullo, perché strumenti che fanno crawling di API ce ne sono già a oltranza, in essere dentro Google, e il motore di visualizzazione è già in essere per altre cose. Quindi era un interconnettere, un orchestrare una serie di asset con un costo marginale praticamente prossimo allo zero. Il beneficio non stratosferico, ma beneficio superiore al costo. Per concludere, vi volevo parlare, per concludere appunto i business model, di queste officine o fabbriche pubblicitarie. Questo tipo di uso del dato sta crescendo, sta attecchendo abbastanza per quanto riguarda, pensate alla corporate social responsibility, cose simili, no? Quindi l'immagine delle imprese viene intaccata talvolta da questo. Non sempre però queste imprese sono capaci a fare in house, IBM e Google ovviamente sì, ma ci possono essere imprese che vogliono fare questo, ma non hanno come core business l'IT, magari sono un fast food o fanno altre cose e hanno bisogno di qualcuno che fa tutto questo in nome e per conto. Questo qualcuno sono le fabbriche pubblicitarie. Nel nostro studio non abbiamo identificato nessuna impresa che aveva già questo business in essere, però appunto un noto imprenditore italiano ci disse che stava lavorando e all'estero alcuni con terminologie diverse ce ne hanno parlato. L'idea è: io ho delle imprese che vogliono utilizzare la PSI come strumento di attrazione, non sono capaci e io qua faccio lo sviluppo, il rilascio di una soluzione in modalità white label, quindi il brand sarà quello del mio cliente che sta a valle e lui si mostrerà a livello anche di awareness in senso di marketing con il suo brand al cliente finale. Dietro le quinte c'è questa impresa qua. Questa impresa qua che solitamente ha un'ottica di medio lungo periodo perché segue il cliente come se fosse un consulente o diciamo una software house che mantiene. È molto più ricca del software house perché ha competenze tecniche, creative, marketing, grafica, eccetera, eccetera. Ad oggi non so se ci sono dei business consolidati, ma sicuramente c'è chi ci sta lavorando. Questa era un po' la panoramica del... Prego, con piacere. Sì. Sono soprattutto quegli studi o quei laboratori che fino ad ora facevano rielaborazioni statistiche e si stanno, diciamo, commutando in, diciamo, fornitori in white label per gli editori. Quindi il Corriere o RCS o Sole 24 Ore eccetera non hanno interesse a crearsi delle redazioni interne di data analysis tipo, che so, come ha fatto Reuters o il Guardian. Esattamente. Sì.
perché non hanno più nemmeno la capacità di fare quelle assunzioni interne e quindi affidano a questi che si stanno switchando. Il fatto è che però cioè, sono le competenze che devono acquisire rispetto all'analisi, come appunto dicevi, appunto la rappresentazione, il marketing, eccetera, che spinge a un consorziamento anche degli stessi studi e quindi genera delle realtà che al momento hanno delle difficoltà in fase di registrazione in Camera di Commercio, perché non sanno come registrarsi, e o meglio, non sanno come registrarle. Questo è, infatti, paradossalmente l'amministrazione o il sistema, diciamo, camerale non sa come approcciarsi rispetto a queste realtà lavorative. Certo, grazie. Ok, questo quindi era un po' il core rispetto a quelle che sono, si sente? Sì. Le logiche di business, che quindi permettono a delle imprese di acquisire in input dei dati pubblici, trasformarli in prodotti, servizi o dati elaborati, solitamente di ricavare, di avere un ricavo, ma comunque di generare del valore per dei clienti che in qualche modo andranno a remunerarli attraverso altri rivoli. Detto questo, la terza domanda di ricerca che ci eravamo posti era questa. Acclarato che quando la public sector information diventa open data, questo OGD, Open Government Data, che ne scaturisce, diventa bene pubblico, quindi public good, abbiamo detto tutti possono appropriarsene. Quali sono le fonti di vantaggio competitivo? Allora, ictu oculi, quindi questa è una premessa, possiamo avere questa big picture, no? Quindi due prospettive, una prospettiva statica. L'impresa ha già degli asset in casa per elaborare il tutto, non deve sostenere costi incrementali, quindi per l'impresa il vantaggio competitivo è: io posso farlo, non spendo, gli altri devono farlo e spendono. Semplicistico, ma vero. Oppure prospettiva dinamica. Prospettiva dinamica entra in gioco l'economia di apprendimento, no? Quindi l'impresa tende a accumulare quella che è l'esperienza, quindi quella che è la conoscenza che va a sedimentarsi, lo stock cresce e quindi si crea la cosiddetta curva di apprendimento, che quindi crea economie di apprendimento che dopo un certo periodo, quello che è il costo unitario per fare qualcosa, il tempo unitario, si decrementa e quindi abbiamo delle economie in un'ottica dinamica. E questo si sposa anche con la capacità di assorbire stimoli o conoscenze che vengono da fuori dell'impresa o da fuori del mondo dell'open data. No? Un'azienda che opera nell'IT può avere messo in piedi una serie di infrastrutture, processi o algoritmi che poi possono essere agevolmente trasportati. Questo può essere forse ragionevole, però a noi sembrava troppo semplice, no? Noi volevamo una prospettiva più economica, quindi andare più in profondità, scavare più in profondità. E quello che abbiamo realizzato, mi direte voi se lo condividete o no, è che quelle che sono le fonti di vantaggio competitivo non sono dei fattori immutabili, ma sono fattori che dipendono dal grado di apertura del dato. Ossia, se il dato ha degli ostacoli per l'accesso, no? Quindi è un dato o che tecnicamente è poco machine readable, bisogna fare lo scraping, quindi è molto difficile averlo, oppure è un dato per cui mi devo pagare, molto dello sforzo dell'impresa sarà destinato a acquisire il dato. Una volta acquisito, quella è la fonte di vantaggio competitivo e pochi soggetti l'hanno acquisito, e quindi cosa vuol dire? Che per differenziarmi da loro devo fare poco. Se è un oligopolio, a meno di pratiche collusive, se è, scusate la battuta, se è un monopolio, sono da solo. Se invece open government data, quindi zero barriere a livello giuridico, economico e tecnico, tutti possono acquisirlo. Quindi avere il dato non mi garantisce nulla. Quindi tutto quello che è lo sforzo è destinato al differenziarsi da tutta la coltre di altre imprese che possono fare la stessa cosa che faccio io. Questa immagine qua, che è un po' un'immagine, diciamo, generale, secondo noi si declina rispetto a quali sono le barriere in essere, no? Ovviamente sappiamo che ci sono delle barriere giuridiche, no? Ci può essere il copyright, ci possono essere una serie di clausole nelle licenze, possiamo avere una Creative Commons che è non commerciale, che impedisce le opere derivate, che
obbliga lo share alike, eccetera, eccetera. Pensiamo che i vincoli di natura giuridica non possono essere allentati, no? Quindi non possiamo violare il dettato normativo e non possiamo avere delle variazioni nelle licenze. Quindi rimangono due barriere, barriere di prezzo e barriere tecnologiche. Se io ho dati, pensiamo ai dati camerali, belli, puliti e tutto, ma ho bisogno di pagarli, la fonte di vantaggio competitivo è avere le risorse finanziarie per pagarli. Una volta che ce l'ho, i dati sono puliti, in pochi li abbiamo acquisiti e quindi fonte di vantaggio competitivo. Se invece il dato posso acquisire a livello FAI, ma è un dato molto sporco, poco machine readable, su cui c'è molto lavoro da fare, pensiamo allo scraping, io non ho bisogno di risorse finanziarie, ma ho bisogno di una esperienza, di una capacità tecnica a livello informatico. Se queste due si sommano, è il caso ovviamente più critico in cui ho bisogno di risorse finanziarie e qualora il dato sia sporco devo lavorarlo ancora. Cosa succede però se io basse o nulle le barriere di prezzo e basse o nulla le barriere tecnologiche? Beh, lì per differenza ci servono altre cose. E queste altre cose sono o delle competenze potete, orizzontali, quindi algoritmiche, quindi che ne so, l'impresa sa fare il text mining, l'impresa sa fare data mining, sa fare delle elaborazioni statistiche, ha degli algoritmi, eccetera, eccetera, orizzontali. Oppure delle specifiche conoscenze di dominio, quindi non so, nel settore energetico, nel settore dei trasporti o in altri settori. Quindi possiamo dire che quando è necessario profondere uno sforzo veramente cospicuo per differenziarsi dagli altri, entrano in gioco delle competenze diverse che altrimenti rischiano, che sono anche quelle forse anche più science intensive forse, no? Che altrimenti rischiano di essere relegate a marginali. Se io abbasso le barriere all'entrata, io posso far sì che le competenze più nobili siano le competenze distintive per il business. Quindi quello che noi pensiamo e che abbiamo cercato di veicolare attraverso questo studio è che la policy, che determina quanto il grado è aperto, quanto il dato è aperto, il grado di apertura dei dati, in realtà influenza in maniera molto massiccia il riuso che ne viene fatto, le imprese che nascono e quali sono le fonti di vantaggio competitivo che permettono la sopravvivenza e il successo di alcune imprese e invece il venir meno di altre imprese. Gli ultimi due punti che vi presento, poi direi che possiamo lasciare spazio a vostre considerazioni, sono uno, il primo più filosofico, il secondo più prettamente economico. Se guardiamo a quello che è il rapporto storico tra proprietà intellettuale e pricing, cosa vediamo? Vediamo che nel settore industriale avevamo i brevetti, no? Quindi per 20 anni la proprietà intellettuale viene assegnata a qualcuno, quindi rimane chiusa la conoscenza, chi vuole accedere o compra il brevetto o si affida al licensing. Chi fa un infringement ovviamente viene punito. Se guardiamo i marchi, abbiamo il concetto dei marchi registrati. Se guardiamo le opere dell'intelletto e della conoscenza, abbiamo il copyright, no? Che di default, senza che nessuno chieda alcuna registrazione, tutela di diritto qualsiasi opera, anche se chi l'ha creata non lo chiede, no? Quindi se guardiamo ad un stile, diciamo, vecchio stile, vediamo che ci sono una serie di forze abbastanza robuste a livello culturale e alcune anche nel mondo dell'open data che tendono a chiudere i forzieri della pubblica amministrazione, no? Quindi l'equilibrio tra forze che chiudono e forza che aprono spesso sono sulla chiusura, no? Quindi qual è l'idea? I dati spesso erano cosiddetti ottriati, no? Un po' come le prime costituzioni francesi, era il sovrano che le elargiva, non era un diritto della popolazione avere una costituzione. Poi c'era il copyright, la proprietà intellettuale, e i database di default erano protetti da database right. Quindi bisognava pagare per aprire. Se io volevo aprire, se io volevo aprire questi dati, volevo accedere a questi dati, per farci qualcosa dovevo pagare.
pensiamo a quello che succede con Open Corporates o Open Polis. Sappiamo che questo è un paradigma emergente, non è ancora mainstream, ma abbiamo quasi invertito le cose. Ossia, noi abbiamo una serie di aspetti emergenti che tendono ad aprire. Pensiamo all'open by default, no? A livello di policy, la Regione Piemonte ha fatto una legge regionale, dicembre 2011, che tutta, salvo particolari interessi dei singoli o di riservatezza, tutto diventa open by default. Quindi abbiamo open by default, abbiamo le licenze Creative Commons o licenze equipollenti, Italia Open Data License 1, 2, ciascuna con le sue sfaccettature, e abbiamo l'Open Database License. Quindi, tornando a Open Corporates o tornando a Open Polis, noi vediamo che noi abbiamo un open by default, quindi si crea una filiera dell'open che da monte verso valle prosegue con l'open. Se qualcuno vuole restare il flusso, quindi portare da chiuso ad aperto, deve pagare, e quindi entra in gioco i dual licensing. Questo non è un tentativo di dire cambieranno radicalmente gli economics dell'informazione, ma è quello di dire che Open Corporates o Open Polis non sono esempi isolati, ma sono probabilmente le prime avvisaglie di un nuovo paradigma che riguarda la simbiosi tra proprietà intellettuale e prezzo. Ultimo tema, e poi direi lasciamo la parola a voi, è un tema più economico, no? Nessuna velleità di parlarvi di economia industriale questa sera, ma quello che volevamo investigare come ultimo aspetto nel nostro studio era il seguente. Noi abbiamo capito, abbiamo cercato di capire come le imprese si approcciano al mercato. Domanda, abbiamo capito il mercato? Ossia, come sono fatti questi mercati? Detto che alcune analisi, MEPSIR, Lapira, Vickery, hanno un approccio magari un po' generalista, oppure se avete letto lo studio POPSIR, sempre della Commissione Europea, era uno studio basato sul pricing e diceva c'erano mercati high-end e mercati low-end. Come erano caratterizzati? Ci sono pressioni competitive? Non si sapeva. L'idea qua è, pensiamo a che tipi di mercati noi abbiamo evidenziato. Noi abbiamo evidenziato dei mercati, due idealtipi, due archetipi di mercato, ovviamente frutto di una semplificazione, e abbiamo da un lato delle roccaforti inespugnabili e dall'altro lato dei mercati fluidi. Queste roccaforti inespugnabili dove si manifestano? In situazioni in cui, torniamo al tema la policy, l'accesso al dato è ristretto. Pensiamo ai dati camerali italiani, no? Senza fare un approfondimento specifico. Noi abbiamo situazioni in cui c'è il detentore del dato che chiede un pagamento per accedervi, ma nella filiera valle abbiamo dei vincoli su chi si può qualificare come cliente di questo PSI holder, no? Quindi bisogna avere dei requisiti patrimoniali, dei requisiti legati al conto economico, X anni di presenza nel mercato, eccetera, eccetera. E quindi, oltre ad avere talvolta delle doppie marginalizzazioni, si ha de facto una situazione in cui abbiamo un monopolio o un oligopolio che dipendono dalla policy. Non è qualcuno che ha acquisito un'egemonia stile Google, ammesso che Google fosse definita egemone, ma è un qualcuno che grazie a delle distorsioni o a delle imprecisioni della policy acquisisce un vantaggio competitivo ed entra in roccaforti inespugnabili. Roccaforti inespugnabili dove l'aspetto che spinge il business non è la logica applicativa, ma è il volume dei dati. Se io ho tutti i dati camerali italiani, non devo prendere un data scientist per fare il data mining. Li prendo e farò delle query ad hoc sulla base di un form o di una struttura simile. Quindi volumi di dati che diventano l'elemento propulsivo del business, che vengono aggregati, sono solitamente tanti dati ma omogenei. È raro vedere un mashup, no? Di dati camerali con altri dati, perché non serve. E dove la barriera è la barriera di prezzo. Quindi come faccio a entrare in quell'oligopolio? È necessario avere le risorse finanziarie, abbiamo visto prima, per pagare. Alta concentrazione di mercato, quindi oligopolio o monopolio,
in alcuni casi, e abbiamo un mercato più ristretto, quindi pochi clienti, maggiormente business o pubbliche amministrazioni. Abbiamo delle imprese che sono solitamente molto consolidate e che hanno un modello di business, l'abbiamo chiamato evergreen nella versione anglosassone, diciamo sono poco propense all'innovazione, perché loro non serve. Allora basta, loro hanno il diritto di accesso ai dati, li prendono, li trasmettono a valle e non hanno quella pressione competitiva che li obbliga a cambiare, a mutare il loro business. E quindi loro hanno un approccio al pricing consolidato, sfruttano l'accesso ai dati, non innovano e sono ancora sul mercato. Quando il dato invece è in situazione rosea, è aperto in senso tecnico, non ci sono vincoli giuridici, non ci sono... ci sono vincoli giuridici ma accettabili, non ci sono vincoli economici, abbiamo detto possedere il dato non è fonte di vantaggio competitivo. Conseguentemente la logica applicativa diventa la forza propulsiva del business, la creatività diventa, diventa l'aspetto di successo e generalmente abbiamo dati eterogenei in piccole moli che vengono amalgamati con delle logiche particolarmente creative o particolarmente valide dal punto di vista scientifico, dal punto di vista di fabbisogno che si va a soddisfare. Abbiamo tante imprese, o comunque un numero sufficientemente ampio per non essere chiamato oligopolio, spesso ci rivolgiamo a un mercato consumer e abbiamo spesso imprese start-up, quindi un mercato molto dinamico, c'è chi entra e c'è chi esce, perché abbiamo... barriere all'entrata quasi nulle, barriere all'uscita quasi nulle. Quale barriere all'entrata erano quasi insormontabili. E abbiamo dei business che non sono più evergreen, abbiamo dei business che devono essere particolarmente innovativi, particolarmente efficaci e convincenti, perché la posizione di rendita non basta più qua. E quindi l'idea era, noi abbiamo visto questi due mercati, no? Che abbiamo cercato di tratteggiare con una logica appunto basata su alcuni criteri, e in linea di massima possono essere visti come due idealtipi di mercato. Se vogliamo per un minuto introdurre rapidamente un tema della, diciamo, del mondo dell'economia industriale, la scuola di Harvard negli anni 60 introdusse una teoria che si chiamava il paradigma struttura condotta performance. Quindi dice... se la struttura industriale, se il mercato è fatto in un certo modo, le imprese dovranno comportarsi in un modo derivato da quello e quelle che sono le loro performance derivano dalla loro condotta. Allora, cosa succede? Noi abbiamo provato a capire qual era la condotta e quali erano le performance. Quelle imprese che vivono nelle loro roccaforti inattaccabili e vivono di rendita sono assimilabili a cash cow, no? Nella famosa matrice di Boston Consulting. Perché cash cow? Perché hanno indubbiamente una quota di mercato ampia, no? Abbiamo un oligopolio o un monopolio, ma sono mercati che hanno una scarsa crescita. Il mercato dei dati camerali non cresce con un tasso esponenziale, no? E neanche i dati sulla solvibilità o i dati sulle sentenze giuridiche, no? Quindi abbiamo mercati in cui stiamo giungendo ad un plateau di maturità e quindi abbiamo imprese che hanno quote importanti in mercati piuttosto poco dinamici. Se guardiamo invece quelle imprese che abbiamo detto essere più dinamiche, più innovative e che sono spinte da una pulsione alla sopravvivenza, no? C'è una famosa diatriba se si fa più innovazione in regime di monopolio o in regime concorrenziale, no? C'era Schumpeter e Arrow e se uno sposa le teorie di Arrow dice chi sta in un mercato molto competitivo se non innova viene estromesso, no? Quindi non ha più la capacità, una sorta di selezione darwiniana, no? Quindi per questo principio abbiamo delle imprese che sono costrette a innovare. Queste imprese che operano in questi mercati fluidi che abbiamo chiamato prima competitivi, cosa succede? Sono messi nel quadrante che è diametralmente opposto. Perché? Perché hanno
una quota di mercato che è piuttosto bassa perché abbiamo tanti in paese, ma sono mercati che evolvono molto rapidamente, no? Che mutano ad un tasso piuttosto elevato. Io vi riassumerei in 5 minuti ancora due cose e poi lascio la parola a voi. Quindi, se dobbiamo riassumere in maniera assolutamente rapida i findings del nostro studio, sostanzialmente abbiamo capito che, guardando la prima domanda di ricerca, il riuso for profit della PSI non è un fenomeno marginale, ma esistono delle eterogeneità a livello nazionale e regionale rispetto a quella che è la maturità di questo, no? Non so, se guardiamo il Canada, per esempio, c'è una forte cultura del dato. Poi abbiamo visto che i mercati possono essere diversi e questi mercati in qualche modo dipendono dai tipi di policy e determinano anche il tipo di imprese che ci sono e le loro performance. Abbiamo visto che lungo la catena del valore possiamo identificare 4 attori archetipali e questi 4 attori archetipali possono dare vita a 8 modelli di business archetipali. E proiettando quel modello che abbiamo chiamato simile open source, possiamo pensare che ci possa essere, non sappiamo ancora a che velocità, un erompere di un nuovo paradigma di pricing, che quindi cambia quello che è il rapporto tra pricing e proprietà intellettuale. I temi delle linee di guida della policy, che sarebbe poi in realtà quello che noi abbiamo dato anche a Regione Piemonte come restituzione, li ho già accennati, quindi penso che possiamo saltarli e chiuderei rispetto a quelle che sono le raccomandazioni di policy. No? Noi ci è stato detto da Regione Piemonte quali sono le raccomandazioni che tu potresti fornire a un PSI holder moderno, illuminato, che possano essere fatte proprie anche da altre realtà pubbliche. E noi abbiamo identificato 4 grandi temi, che non sono temi, secondo noi, speculativi, ma sono temi che rispondono ai principali ostacoli che oggi le imprese hanno nel riuso. Quindi, se noi avessimo sintetizzato e fatto un'analisi che aggregava le opinioni degli imprenditori, di quei 13 imprenditori, noi abbiamo trovato 4 criticità, ciascuna delle quali richiede una risposta. Una risposta che, se data con la policy, può trasformarsi in fattore abilitante. In primis abbiamo parlato di qualità, no? L'amico Luca prima ha mostrato la scala di Tim Berners-Lee, sappiamo che tanti dati sono più spostati verso l'1 che verso il 5. Sappiamo che ci sono tanti dati che hanno degli errori sistematici, tanti dati che hanno errori casuali e tanti missing. E sappiamo anche, tema molto delicato, che qualora la comunità individua un errore, il recepimento di questo feedback è un elemento estremamente critico da parte di chi detiene il dato, perché ci potrebbero essere delle decisioni prese in funzione di quel dato che potrebbero essere considerate non più valide oppure messe diciamo in dubbio, e questo è un elemento estremamente critico. Quindi una garanzia rispetto a quella che è la qualità del dato in sé è sicuramente il primo punto, scontato, ma è il primo. Il secondo è la continuità nell'aggiornamento del dato. Esistono tante iniziative sporadiche, frutto di un grande entusiasmo. Si mettono i dataset, spesso in soluzioni pacchettizzate, quindi CSV o cose simili, si pubblicano e poi non vengono più aggiornati. Conseguentemente, può un imprenditore creare una propria linea di business su qualcosa che non avrà più aggiornato? E quindi la garanzia rispetto alla continuità nell'aggiornamento del dato diventa elemento ineludibile se pensiamo che bisogna generare una linea di business che deve essere sostenibile e quindi nel tempo essere ancora attiva. Inoltre, il framework legale. Non sappiamo che ci sono tanti elementi che dovrebbero essere dibattuti a livello legale. Ovviamente non sono un giurista, avrete eminenti giuristi che ve li spiegheranno. Sicuramente ci sono da riconciliare una serie di licenze parzialmente sovrapponibili, eterogenee. Serve sicuramente amalgamare una serie di normative locali, settoriali, eccetera. Quello che deve essere probabilmente la stella polare è che questo framework deve essere sufficientemente chiaro e sufficientemente di lungo termine per andare oltre quella che è la vita di una singola amministrazione, no? Evitare che, finito il mandato, arriva qualcheduno, stravolge tutto. E quindi l'imprenditore che
ha sì ottenuto le garanzie rispetto al dato, non si veda cambiare totalmente lo scenario al contorno. E infine un aspetto più culturale è la distinzione tra la titolarità del dato e la gestione del dato, no? L'amico Luca prima ha spiegato come la produzione del dato è finanziata attraverso il prelievo fiscale, no? Quindi il dato appartiene alla società. Il dato appartiene alla società cosa vuol dire? Che il settore pubblico non è il proprietario dei dati, è il custode dei dati. E quindi quella che è la restituzione attraverso il rilascio dell'open data è, potremmo dire, un elemento quasi del contratto sociale, no? E cioè, la società, la cittadinanza ha già pagato e conseguentemente è una sorta di ritorno che si deve in virtù del contratto sociale. Io mi fermerei qua e lascerei la parola a domande o a... commenti, critiche. Ok, la prima è un po' più complicata, per cui anche se è venuta per ultimo come argomento te la faccio subito. Sì. In merito alle policy e all'aggiornamento del dato, che magari viene dalla comunità, hai detto ci sono poi delle ripercussioni eventualmente su quel dato, per cui chi lo amministra magari può essere reticente nel voler aggiornare e quant'altro. Quindi secondo te è puramente una questione di policy o una questione di strumenti dell'aggiornabilità del dato e della comunità che sta dietro a quei dati e che li segue? Sì, allora sull'aspetto più giuridico, magari poi se Luca vuole dire qualcosa che fosse più preparato a livello giuridico su questo, io credo che solitamente quello che vediamo un po' come big picture è che la tecnologia viaggia più veloce della policy solitamente, no? Quindi il settore pubblico con la policy insegue, no? Pensiamo a quello che è la protezione dei dati, Google o le grandi corporation fanno e poi con la policy si insegue. Io credo che forse ci sarebbero degli strumenti, delle piattaforme, ho parlato prima anche di piattaforme, che permetterebbero di aggiornare e di incamerare un dato modificato. Penso che il problema del recepimento abbia una natura più giuridica. Adesso non so se Luca vuole dire qualche cosa a quello. Magari tu che sei più esperto della policy, scusa, dell'aspetto giuridico. Ma c'è una componente da considerare, cioè che fino adesso il procedimento produttivo e rielaborativo dei dati all'interno della pubblica amministrazione era intanto fatto in maniera settoriale e soprattutto aveva un'infrastruttura tecnologica che non mirava alla condivisione bensì alla elaborazione e fine. Il caso per esempio di le società in house dell'informatica, tipo che so grossi vendor come CSI Piemonte, che fanno una rielaborazione o meglio una ristrutturazione aziendale in cui i dati che vengono salvati, per esempio, cancellano completamente gli hard disk dai computer dei dipendenti pubblici, automaticamente sono obbligati a condividerli su server. Questi server subiscono una validazione da parte dei dirigenti, che sono i responsabili finali dei dati, che nel momento stesso in cui il dato viene considerato valido ai fini del procedimento amministrativo viene automaticamente pubblicato. Su questo dopo i grossi vendor ci attaccano la possibilità, magari attraverso una serie di freemium, la costruzione delle varie API. Stiamo parlando appunto di una ristrutturazione gigantesca, quindi cioè, bisogna vedere anche come gli amministratori si pongono di fronte a questa cosa che ha un valore enorme, ma ovviamente non è spendibile ai fini politici, nell'immediato o comunque col livello di elettorato che c'è ancora in Italia. Non so se Michele come sì. La vede, ecco. Sì, diciamo indubbiamente, appunto, poi in realtà sul come la PIA possa riconoscere che un dato era sbagliato e quindi come si possa passare da un modello di produzione che va da valle verso monte senza nessun feedback loop, no? E poi il dato viene rilasciato, buttato
e da lì in avanti ci pensa la società, il capire come viene diciamo, incamerato il feedback, come possa essere aggiornato, modificato un dato all'interno di una base di dati che è pubblica e che quindi ha in passato stimolato delle decisioni, eccetera, eccetera, quello sinceramente credo che dovete chiedere nei prossimi giorni ad un giurista forse più esperto di me. Non vorrei dire cose inopportune. Tanto ne avete di giuristi quindi eminenti. Proprio, quindi... ok, però come dire, tutta questa storia alla fine rallenta paurosamente il miglioramento iterativo del dato, certo. E non dà la possibilità alle community di contribuire, esatto, su quei dati che vengono pubblicati. Tipo, quindi c'è, no? Esatto, un distacco enorme tra la pubblica amministrazione e le community che immaginati, magari possono... di Wikipedia o GeoNames, con che velocità intervengono per fixare una piccola imprecisione o qualcosa che non è fatto in maniera perfetta o comunque non confacente a quello che diciamo è l'opinione emergente in quel momento. Tu pensa se dovessi modificare con quella velocità lì, con un modello collaborativo, quello che è il database del comune, che sta magari chiuso in un sistema monolitico, blindato, scritto con un codice in COBOL o Fortran, una roba simile, no? Chiuso, che non comunica con l'esterno, che magari deve fare una prassi anche solo per poter presentare, che ne so, col protocollo informatico, qualcosa, poter interagire, no? Con la PA credo che è tutto più farraginoso. Però sul recepimento non sono sufficientemente preparato. Riguardo a un'idea e quindi a un modello di business, quale poteva essere il collocamento secondo lo studio che ci hai presentato. Sì. Tipo, se io utilizzo una serie di dati aperti per fare, come ti dicevo in precedenza, dei sistemi di supporto alle decisioni e metto come il mio modello di business si basa sul far pagare fondamentalmente gli algoritmi che sì, sfruttano che gli utenti finali usando i dati che sono aperti, dove ricado? Beh, diciamo tu quindi offri una sorta di piattaforma che offre una logica applicativa, sì, no? Che potrebbe essere a livello funzionale non lontano da una piattaforma che potrebbe fare un vendor, no? Però fatta ad hoc per i dati pubblici. Beh, lì tu probabilmente potresti quasi vendere un'entità che è chiamata uno strumento per elaborare il dato, no? Quindi quasi come se fosse che tu vendi un software, no? Se lo vogliamo catalogare qui, credo che se chi compra la tua soluzione poi fa un riuso e a sua volta, non so, vende un prodotto, vende una consulenza o altro, ti qualifichi nel quadrante dei soggetti abilitatori. Indubbiamente sarebbe un po' ibrido rispetto a, ovviamente questa categorizzazione non ha nessuna ambizione di essere esaustiva, ci sono enormi spazi inesplorati. Penso che possa essere in linea di massima un pochino ibrida rispetto a questi modelli di business e forse può essere definita non tanto come uno strumento per gestire il dato nella filiera, ma uno strumento che permette di elaborarlo, come se comprasse una suite di data mining di un grande vendor, senza far nomi ovviamente. Penso. Il concetto è più o meno quello. Quindi è sicuramente un'entità che rientra nell'ecosistema della public sector information. Dirti che è un business model per il riuso del dato, forse non te lo direi, perché in realtà tu non usi il dato. Tu non riusi il dato e non lo elabori. Tu permetti a qualcuno di farlo fornendo uno strumento. Quindi ti collochi o qua, oppure in un altro schema ancora, che non abbiamo mai fatto, che sarà quello di chi supporta di chi offre strumenti computazionali per l'elaborazione del dato. Però forse lì bisogna mettere anche tutte le suite commerciali per il data mining o cose simili, o per il text mining o per dati statistici.
Vabbè, tu falla, poi al massimo non so rispondere. È uno strumento tipo quello di Open Coesione. Come si colloca in tutto questo discorso? Ma Open Coesione... Cioè, è un'iniziativa pubblica, ovviamente, però non so... Cioè, Open Coesione, direi, non è un'iniziativa che è tesa a generare ricavo per un ente privato. Quindi non c'è un'impresa ad oggi che vuole utilizzare Open Coesione, e poi per la sua natura non sarà mai, non avrà mai un'impresa dietro, elaborare il dato e offrirlo creando valore per qualcuno che potrà remunerare chi ha elaborato il dato. Penso che rientri in una serie di strumenti, iniziative che sono tese a elaborare il dato per una finalità sociale, oserei dire, no? che guarda alla trasparenza, all'accountability, al monitoraggio della spesa pubblica, al coinvolgimento, no? della cittadinanza, quindi all'andare a stimolare quella che è l'intelligenza collettiva e a costruire un canale di ritorno, che altrimenti è un canale sicuramente poco stabile. Quindi io non lo menzionerei nei business model che il settore privato usa per elaborare il dato pubblico. Io metterei in iniziative, lo metterei qua io, iniziative ad impatto sociale o anche monitor, cose simili, che elaborano il dato e offrono a un'utenza, alla cittadinanza più in generale, del valore. Ma non andrei ad annoverarle tra quelle che sono for profit. Però sicuramente nell'ecosistema Moniton o Open Coesione ci sono. Moniton forse più a monte, scusa, Open Coesione più a monte, Moniton più a valle. Dimmi. Moniton è ancora più interessante perché va a inserirsi nella comunità e permette di stimolare la comunità per farsi delle domande in cui semmai inserire dei business, cioè a fronte di una scopertura di finanziamenti europei può un soggetto privato intervenire per andare a coprire quello che altrimenti il pubblico non riuscirebbe a fare. Evidenzia un fabbisogno. Esattamente. Il problema però è che alla base di tutto quello che è riuscito a dire, non so come, nel giro di 2 ore scarse, veramente, congratulazioni, è che il vero valore economico consisterebbe per le pubbliche amministrazioni nel momento stesso in cui il rilascio lo facessero coincidere con gli strumenti di pianificazione. Cioè io individuo la priorità dei dati da rilasciare per implementare o coprire o stimolare degli strumenti pianificazione che al momento sono un costo netto per la pubblica amministrazione, perché nel momento stesso in cui va a fare, che so, una pianificazione urbanistica è costretto, anzi meglio, obbligato a fare tutte delle analisi di ricognizione, di monitoraggio e di rilievo dei dati presenti sul territorio che al momento sono un costo netto. Avviare invece la possibilità di permettere il riuso permette di poter analizzare il livello di aspettativa o di pianificazione di quel territorio. Però qua la strada, certo, è molto lunga. Ecco. E la pianificazione strategica, che quindi l'open data, l'apertura del dato pubblico diventa un tassello di un mosaico più grande che una pianificazione strategica integrata sicuramente, dove appunto il rilascio del dato pubblico non è più un costo, ma è un qualcosa che genererà un ritorno, perché è inserito su un humus che è più fertile, più ampio, è innervato da tutta una serie di altre iniziative di policy, infatti, coordinate. Esattamente, la sua analisi infatti si pone su quello che è già il superamento del concetto di open government e si arriva ad ipotizzare quello che è un'idea di share government, cioè io pianifico la condivisione al fine di aggregare la cittadinanza in sottocomunità che mi permettono di individuare l'azione amministrativa. Però qua andiamo. Ambizioso per concludere. Per essere una prima, forse abbiamo fatto.
Grazie per l'attenzione, grazie per l'invito.